Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. L'altro giorno ero su Instagram e ho visto un bel post che riguardava il quando cambiare gli esercizi. E allora mi sono detto, perché non aprire una nuova avvincente rubrica in cui magari prendo dei post interessanti da Instagram e li commentiamo? Beh, è una cosa che farò dalla prossima volta perché ho perso il post, non lo trovo più, però me lo ricordo. Quindi nel video di oggi, senza avere un riferimento, una fonte, parliamo un po' di quando è meglio cambiare gli esercizi e ne parliamo dopo la sigla. Il post in questione dava quattro spunti, se non ricordo male, di quando sia meglio cambiare gli esercizi in una scheda, cioè quando devo effettivamente sostituire un determinato esercizio. Alla fine è un dubbio che molti si pongono, quindi cerchiamo un po' di capire quando. Il primo motivo per cambiare esercizio è che non riesco più a progredirci, quindi ci sono esercizi che magari possiamo portare avanti in un modo o nell'altro. Stiamo facendo la nostra panca manubri e noi notiamo che riusciamo a continuare a aumentare le ripetizioni, notiamo che riusciamo a continuare ad aumentare il peso, magari stiamo riuscendo a fare una progressione sui tempi di recupero, eccetera. Quindi, se stiamo riuscendo a continuare a fare un qualsiasi tipo di progressione, effettivamente non ha senso cambiare esercizio perché il sovraccarico progressivo continua a fare il suo dovere, riusciamo a continuare ad avere una progressione, quindi si può tenere l'esercizio in questi casi. Ovviamente però non è solo questo un buon motivo per tenere gli esercizi, perché ci sono anche altri motivi per cambiare. Un altro motivo che viene suggerito è che l'esercizio non ci dà più, come dire, quelle sensazioni buone di lavoro, sia dopo che durante l'allenamento. Quindi magari sto un po' perdendo feeling con l'alzata, nel senso che non mi dà più quella sensazione di pompaggio, non mi dà più quella sensazione di stare lavorando bene, eccetera. Quindi vuol dire che quell'esercizio lo sto tenendo magari da troppo, anche per motivi miei personali. Non riesco più a spingerci bene, quindi non riesco più a sentirlo come dovrei. Vuoi anche solo perché sono annoiato dal fare sempre quell'esercizio, quindi ok, sostituiamolo. Collegato al precedente, poi abbiamo che dopo l'allenamento non abbiamo quella sensazione di stanchezza, non abbiamo il minimo segno, diciamo, la sensazione di aver lavorato. Cioè, un conto è basarsi sui DOMS per avere o meno, no, la sensazione di aver lavorato. Quello è sbagliato, però se io il giorno dopo un allenamento non ho proprio la minima sensazione di stanchezza, di affaticamento, sento il muscolo fresco al 100%, è indice che magari quell'esercizio lo sto facendo da troppo, con poco sovraccarico, insomma, quindi è segno che devo cambiare un po' allenamento. Collegato sempre ai precedenti, l'esercizio mi ha stufato, cioè se io lo sto tenendo da troppo non mi piace più, va bene anche cambiare e introdurre altro, non c'è niente di male, quindi anche la stanchezza mentale, l'essere stufi di fare una determinata cosa è dominante per quanto riguarda la scelta di continuare o no su un determinato esercizio. Però voglio fare qualche considerazione su questa cosa. Allora, io tendenzialmente, quando possibile, cerco di cambiare i complementari meno che si può, soprattutto su principianti, soprattutto su neofiti. Ha senso, secondo me, provare a fare per la maggior parte dei complementari, perlomeno, una progressione per quanto riguarda tutto l'arco della scheda. Quindi ha senso impostare 2 o 3 mesi in modo tale che quel complementare effettivamente lo si possa spremere a fondo. Che so, faccio una panca manubri, non è che devo cambiare continuamente tutto il mese. Ha senso cercare di fare una buona progressione su quella panca manubri per tutta la durata del ciclo, in modo che effettivamente dia. Poi gli esercizi di isolamento, quelli ha senso cambiarli magari con maggior frequenza, però gli esercizi di complementari, quelli multiarticolari, diciamo, ha più senso secondo me spremerli, a meno che appunto non si incappi in uno dei difetti appena detti. Ci sono però poi altre considerazioni, il livello dell'atleta, quindi ci sta che un atleta un po' più avanzato abbia bisogno di un po' più cambiamento, perché comunque si arriva, una volta arrivati a determinati carichi, si arriva facilmente a degli stalli, quindi molto difficile una volta arrivati a dei buoni carichi, che so, su panca manubri, rematori, eccetera, riuscire effettivamente a progredire. Quindi ci sta in quel caso impostare una progressione breve di un mese e provare a migliorarsi in quel mese e poi cambiare esercizio. Quindi magari faccio un mese panca manubri e poi vado a fare panca inclinata manubri, cambio l'inclinazione, eccetera. Quindi
ha senso, più diventa avanzato, meno tenere un esercizio. Poi c'è una mia particolarissima visione delle cose, che però si basa più che altro, direi, sull'approccio americano, quello del West Side, che vede nel cambio frequente di esercizi una cosa, una sorta di chiave di volta dell'allenamento, cosa che secondo me ha senso o su atleti che hanno una buona base tecnica o su chi ha voglia di variare. Cioè io, se faccio lo stesso schema, gli stessi esercizi per più di una settimana, tendo ad annoiarmi tantissimo, vuoi perché anche mi alleno da parecchio, quindi non ho voglia di fare sempre gli stessi esercizi, quindi può essere utile anche per determinati tipi di atleti con determinate mentalità, quindi con determinati approcci, quindi come me, a cui piace variare, cambiare settimanalmente perlomeno qualche complementare. Non si parla di fare schede totalmente diverse, anche se quello può essere un approccio, però già solo cambiare qualche complementare può essere un ottimo approccio, un ottimo metodo. Altri invece, perché esistono anche questo genere di persone, che per quanto avanzati si trovano bene nella ripetitività, quindi ha più senso per certi altri tipi di atleti mantenere un determinato schema e fare meno variazioni possibili. Quindi come sempre il cambio esercizi dipende anche da chi ci troviamo davanti, quindi se una persona ha piacere, si trova tranquilla nel continuare sempre gli stessi esercizi, allora lì ci sta effettivamente giocare un po' di più sulla programmazione, cambiare di più schemi, cambiare di più volume, cambiare tecniche di intensità, eccetera. Se una persona piace variare, invece, una volta raggiunto un determinato stallo, ha più senso cambiare esercizio piuttosto che cercare di innovarlo con tecniche di intensità o attraverso cambi di schemi. Quindi, alla fine, quello che conta è continuare a progredire. L'importante è trovare il metodo di continuare a progredire. Poi a ognuno sta come, tenendo l'esercizio o cambiandolo. Spero che queste riflessioni possano esservi piaciute, di darvi degli spunti sempre anche con questi pensieri. Spero al prossimo post di Instagram che trovo di non perderlo, perché altrimenti questa rubrica finisce ancora prima di iniziare. Se avete delle domande lasciatemi pure un commento, o se avete post interessanti segnalatemi, e noi ci vediamo al prossimo video.